ragazze, sono ritornata con un altro video. Voi, come al solito, l'avete visto dal titolo, sono tornata con il video sui prodotti finiti del mese di marzo. Sto girando adesso questo video che è 2 aprile, ma lo vedrete domenica 7 perché lo programmerò per domenica 7. E quindi niente, vi faccio vedere appunto i prodotti che ho finito nel mese di marzo e come al solito ogni mese vi faccio la review. Quindi cominciamo subito. Allora, ho finito queste salviette detergenti che si chiamano Baby, vabbè, con olio d'argan e aloe vera, pagate 1 euro, 1,50 euro, non ricordo neanche, vabbè, chi mi segue lo sa, chi guarda i miei video finiti, io queste le uso durante il trucco per asciugarmi, cioè lavarmi le mani, per magari che ho sbagliato pulire alcune zone mentre mi trucco, diciamo l'uso è quello, però comunque voglio sempre una cosa buona. E queste mi sono piaciute, cioè quindi magari ve le consiglio, sono anche secondo me buone appunto proprio per i bambini, quindi magari se avete figli neonati ve le consiglio perché comunque sono buone e quindi appunto sono per bambini, quindi vanno bene. Poi, sempre per quanto riguarda salviettine, ho finito queste qua della Cotonet, stessa cosa per quelle, le usavo durante la fase trucco, ne ho pagate tipo 1,20 euro, non male, hanno abbastanza prodotto, quindi con un trucco ce la facevo a usarne solo una, in genere a volte mi capitava anche con due, quindi per farne solo una vuol dire che veramente sono imbevuto di prodotto e sono buone. Queste ne erano 20, vabbè, pagate tipo 1 euro, ma forse è scarso 1 euro in un negozio. Poi ho finito questa mini size di acqua micellare per tutti i tipi di pelle, quella col tappo rosa, l'ho finita durante la mia mini permanenza a Roma, che sono stata a metà marzo per andare a vedere il concerto di Ramazzotti. Vabbè, io questa già la conoscevo, per questo proprio la presi piccolina per portarmela in viaggio, ottima, ma sappiamo tutti comunque che questo tipo di acqua micellare è ottima, è molto quotata su YouTube, su Instagram, quindi ottimissima. Se mi ricapiterà magari di trovarla in giro a poco prezzo, tipo questa la pagai tipo sui 2 euro su Maquilaia tanto tempo fa, la ricompro perché cioè, è comoda da portare in giro e poi comunque l'acqua micellare della Garnier è ottima. Poi ho finito questo deodorante della Nivea Double Effect 48 protezione, mi è piaciuto molto, cioè nel senso io testo un deodorante in efficacia e resistenza, non ho trovato particolari problemi con questo, nel senso quando sudavo non emanavo mali odori, quindi vuol dire che è veramente buono, non mi ha creato allergia, non mi ha creato prurito, quindi ottimo. Anche questo, se non mi sbaglio, l'ho comprato su Maki Beauty, vabbè, ma costa comunque, lo trovate in tutte le grandi profumerie, costa sugli 1,50 euro, 2 euro, ottimissimo, mi è piaciuto molto. Poi ho finito finalmente questa maschera della Avon, della linea Clear Skin Pore Shine Mineral, Black Mineral. Vabbè, questa l'ho usata per un anno intero, la usavo una volta a settimana, una volta 2 settimane, comunque un paio di volte al mese. Vabbè, comunque mi è piaciuta molto come maschera, veramente mi è piaciuta molto. In base allo strato che si mette, naturalmente l'efficacia aumenta. L'ultima volta che l'ho provata proprio perché la volevo eliminare, perché era anche scaldata da poco, ne ho messa talmente tanto. E anche ho notato una cosa, che più ne mettevo e più si asciugava in fretta. Quindi io sinceramente su questo non so se è un bene o un male. Cioè, se è un bene, meglio ancora, perché comunque prima si asciugava, meglio è. E niente, comunque mi è piaciuto tantissimo. Non so se la ricomprerò perché comunque Avon ultimamente non compro spesso. Questa mi fu regalata da Nunzia, una mia amica, l'anno no, 2 anni fa forse, non ricordo. Comunque non è male, quindi magari se vi interessa trovare una maschera minerale che non sia peel off ma da sciacquare, ve la consiglio, quindi ottimissima, insomma, mi è piaciuta molto. Poi vabbè, questo è uno dei prodotti top per quanto mi riguarda, questa è la terza che ho finito, sto parlando di questo balsamo dolce della Yves Rocher, infatti lo devo andare a ricomprare, però purtroppo non so il perché
da un mese o forse anche 2 mesi non mi arriva la cartolina. Adesso questo è il mese del compleanno, cioè il mio compleanno è tra 5 giorni, mi dovrebbe arrivare e avrò il 50%, quindi magari ne approfitto, mi compro un'altra cosa col 50 perché approfitto sempre col 50, dipende, una cosa che costa tanto, e poi riprenderò questo perché è veramente ottimo. Questo tipo di prodotto è una mano santa quando ci vogliamo lavare dopo, non abbiamo tempo o non abbiamo voglia di fare l'idratazione. Con un unico prodotto faccio quello e quello e mi basta veramente poco. E a me mi piace tantissimo, è un prodotto, cioè, salvavita, veramente ottimo, 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 ottimo. Anzi, mi viene adesso in mente un'idea. Se volete un video dove vi mostro quei prodotti salvavita, salvatempo, fatemi sapere, magari che mi faccio un po' uno studio tra quelli che ho e vi faccio un video. Quindi questo è toppissimo. Costa a prezzo pieno 10 euro, ma col 40 al 50 vi viene 5-6 euro, che comunque è ottimo il prezzo. Poi, un altro prodotto che ho finito è questo. Dentifricio della menta, dente protezione carie sbiancante. Vabbè, un classico, diciamo così, comunque dentifricio in commercio, ottimo. Non ho avuto particolari problemi, mi lava i denti, me li pulisce, quindi per me questo va benissimo. Poi ho finito questo bagno schiuma della Beauty Formulas al miele. Allora, questo sì e no, nel senso sì perché comunque non male, cioè nel senso mi lava i capelli, no perché nel momento in cui li lavavo con questo i capelli li sentivo un po' pesanti, un po' secchi, quindi diciamo ha un pro e un contro. Costa 150 ml, costa 1,50 euro. Vedendo non costa tantissimo, però comunque se pensate che lo Splendor costa 1 euro, per me lo Splendor è meglio di questo, quindi alla fine facendo quel paragone lì, più no che sì, però comunque per come io l'ho utilizzato, vi ripeto, sì perché comunque i capelli me li sentivo lavati bene, no perché me li sentivo un po' più appesantiti e un po' più secchi, no secchi appesantiti rispetto magari a un altro balsamo che vado ad utilizzare, però diciamo non è né un bocciato né un promosso. Ok, adesso l'ultimo prodotto che vi farò vedere, che in realtà non li ho finiti, però comunque vabbè, sto a mezza busta, però io li metto in un contenitore, sono i dischettoni di Primark. Io questi li adoro, sono veramente ottimi. Costano quanti? 102 euro, cioè quindi veramente pochissimo. Mi dispiace perché mi è rimasto solo un'altra confezione. Perché io ogni volta che capito di andare da un Primark facevo scorta, adesso è parecchio che non ci vado. Non ci vado da Primark da settembre dell'anno scorso, quindi non ci vado da 6 mesi, quindi non ci vado da tanto. Prossimamente 90%, non lo voglio dire perché io ho gli occhi addosso. Dovrei andare ad Amsterdam. Io ho visto ad Amsterdam proprio. Al centro di Amsterdam ci sta Primark, quindi sicuramente farò scorta. Infatti, già sto pensando come andrò a riempire 15 kg di valigia perché porterò il mondo se trovo Primark, ma poi in generale anche nei negozi. Veramente ottimi, sono i migliori dischetti che abbia mai provato. Ok, adesso passiamo a 5 prodotti di make-up che ho finito. Quando finisco il make-up sono ancora più contenta perché il make-up rispetto ai prodotti beauty è un po' più complicato smaltirli, però sono contenta di averli smaltiti e ve ne voglio parlare. Per fortuna su 5 prodotti, 4 sono promossi e uno, come il discorso del balsamo, è un nì. Partiamo dai promossi. Promuovo questo mascara della Pandas Dream. Io lo pagai 5 euro, vedete c'è qua ancora il prezzo sexy in saldi. Non mi ricordo se erano i saldi invernali dell'anno scorso o i saldi estivi dell'anno scorso. Comunque mi è piaciuto molto. Ho adorato questo scovolino, molto molto facile da prendere tutte le ciglia e veramente mi è piaciuto. Dava la giusta lunghezza e il giusto volume che mi piace. Della Tony Moly, perdonatemi. Non so perché ho detto Pandas Dream. Tony Moly si chiama Pandas Dream. Carinissimo. Io l'ho preso e ho detto, vabbè, dai, 5 euro lo provo. Perché comunque mi piace sempre testare prodotti nuovi.
E mi è piaciuto molto. Magari se lo ritrovo adesso con i saldi estivi che arriveranno, sapete, poi buttano tutto fuori. Magari se lo ritrovo a 5 euro me lo prendo perché mi è piaciuto. Poi trovo che abbia un pack spettacolare. Infatti mi dispiace buttarlo perché trovo il pack che sia veramente delizioso con questo pandino. Comunque mi è piaciuto tanto, 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 tanto. Poi un altro prodotto che mi è piaciuto da morire. Infatti oggi sono stata dall'OBS. Ma purtroppo non l'ho trovato, anzi, ve lo dico già da adesso, fino al 21 aprile, da OVS c'è il 30% di sconto su tutto il make-up, tranne Essence. Ce l'aveva il fondotinta, questo qua voglio parlare, di Make Up Revolution, purtroppo non aveva la mia colorazione, aveva colorazioni o troppo chiare o troppo scure, ma mi è piaciuto tantissimo che questo fondotinta in stick di appunto Revolution, io veramente fino all'ultimo l'ho usato, mi è piaciuto tantissimo. Io di questo, se non mi sbaglio, già ve ne ho parlato in un video promossi e bocciati. Comunque, mi è piaciuto tanto, sia per quanto riguarda la texture, sia per quanto riguarda la stesura, la durata, mi è piaciuto moltissimo. Io trovo che i fondotinta in stick siano un metodo veloce di mettere il fondotinta, veramente veloce, non ne basta tanto e trovo che la coprenza sia ottima. Io usavo l'F7. Mi sono trovata bene, la colorazione è perfetta e niente, l'ho assolutamente promosso. Questo costa 7 euro sia nei negozi fisici perché ho visto appunto oggi da VS e sia vabbè su Maki Beauty, tutti i siti che appunto rivendono Revolution. Forse lo potete trovare qualche euro in meno, forse su Beauty Bay, ma roba di centesimi, insomma, quindi veramente ottimo. Se cercate un fondotinta che abbia queste caratteristiche, ve lo consiglio perché è veramente ottimo. Mi dispiace appunto oggi non ho trovato la colorazione mia, ma se no l'avrei ripreso perché veramente mi è piaciuto tanto. Poi, sempre per quanto riguarda un prodotto promosso, promuovo questo fondotinta, vabbè, domani mattina, questo correttore arancione della Kiko Dark Style Ciclo della colorazione 2 Orange. Questo lo comprai insieme ad altri due però gialli, pagati tipo 1 euro l'uno, oppure non mi ricordo, due li pagavi, uno non lo pagavo, non mi ricordo comunque. Mi è piaciuto molto, adesso sto usando quello giallo eppure mi sta piacendo. Mi piace molto, sapete, l'arancione va bene per le occhiaie. Tranquillamente ha fatto il suo lavoro, mi è piaciuto tanto. È un 5 ml, quindi non dura tantissimo, nel senso non si fanno tantissime applicazioni, però cioè, mi è piaciuto. Se magari mi capita di trovarlo a pochi euro, lo vado a riprendere perché è veramente ottimo. Poi un altro prodotto che promuovo è questa, io ve ne mostro una sola. Ma questa spugnettina Simil Beauty Blender fa parte di un set da 5 mini Beauty Blender che rivende H&M, che pensate costano 5 euro. Io le adoro, questa l'ho ridotta veramente male, quindi ho detto vabbè dai la butto senza che la lavo perché poi penso che comunque più si lava più non viene brutta. Comunque veramente ho usata tantissimo, mi piacciono tantissimo, vi devo dire la verità, mi piacciono più queste qua che quella di Beauty Blender, perché quella di Beauty Blender quando si bagna si fa troppo troppo morbida e io quando è troppo troppo morbida non mi piace tanto lavorare con questo tipo di spugnetta, invece questa è morbida al punto giusto, non è manco durissima come una normale che magari non è buona, ma manco appunto come una Beauty Blender. Mi è piaciuta tantissimo, vi ripeto, 5 euro, io ho preso già 2 pacchi e piano piano poi le smaltirò tutte, ma ricomprerò sempre quelle perché veramente. Cioè, tu con 5 euro ne compri 5, 17 euro ne compri 2 da Beauty Blender, cioè anche no. Comunque, vabbè, adesso il mercato è talmente ampio, top, top, top. Quindi andate a farci un pensiero, un giro da H&M perché veramente ne vale la pena. E io so anche quella grande, è buona. Infatti, quando vi ricapiterà, prenderò anche la grande perché veramente ne valgono tutti bene. Ok, passiamo all'ultimo prodotto finito, sempre di make-up. Sto parlando di questo Wonder Stick per il contouring di NYX. Allora, la parte chiara io l'ho finita da una vita e non mi è piaciuta tanto. Io ho cercato di smaltirla perché comunque dovevo smaltirla. Questa parte qua invece del contouring ho finito da poco. Allora, ci sono i pro e i contro per quanto riguarda la parte scura. Dura perché dura, devo dire che mi durava il contouring, ma non mi piaceva il fatto, non mi piace il fatto che avesse dei brillantini all'interno.
Quindi anche questo non lo ricomprerò perché comunque ce ne sono in commercio altrettanto validi, anche se io non li ho mai provati, però per sentito dire. Ripeto, questa è l'unica cosa negativa, che è brillantinato, cioè c'è glitter. Quindi magari se vi piacciono i glitter compratelo, se no non lo comprate perché comunque costa un botto, secondo me non ne vale 13 euro che costa. E quindi niente, questo è il mio parere, insomma. E io poi l'ho utilizzato nella colorazione medium, che è perfetta per me, per il mio incarnato. E niente, ragazzi, quindi questo è tutto. E niente, quindi si è concluso appunto questo video sui finiti del mese di marzo. Come sempre, se vi è piaciuto questo video, vi invito a mettere un like, commentare, condividere sotto la box informazioni. Come al solito, vi lascio tutti i miei social, i link ai miei social, Facebook, Instagram, 21 Buttons, sul gruppo Facebook. E niente, io con questo concludo il video. Vi mando un bacione enorme, enorme, enorme. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!